Ciao a tutti, bentornati. Consueto appuntamento con i prodotti preferiti del mese, immancabile. Vi parlo oggi quindi di quei prodotti che ho utilizzato di più durante il mese e che comunque secondo me meritano un attimino di attenzione in più perché mi sono piaciuti. Vi annuncio già che di make-up c'è davvero poco, quindi particolare attenzione sulla skincare e non solo, per le ovvie ragioni che conosciamo, ma partiamo subito dal primo prodotto che mi sento di promuovere questo mese. Questo prodotto io penso di non avervelo mai mostrato, anche quando l'ho acquistato. In realtà ce l'ho da qualche mese ed è un prodotto di The Ordinary. Questo qui è un siero contorno occhi che contiene caffeina, soluzione caffeina al 5%. Perché mi piace? È un siero, ha questa formula molto molto liquida, infatti si applica con il contagocce, liquidissima, ma mi piace molto perché riesce ad assorbirsi molto in fretta, cioè lo applico dopo qualche secondo è quasi tutto assorbito e questa cosa mi piace. L'effetto di questo siero, cioè i principi di questo siero sono appunto quello di andare a ridurre le borse, quindi di andare a drenare la zona, proprio perché all'interno c'è la caffeina che è appunto quella qualità. E per questo mi piace, infatti quando lo applico va leggermente a sgonfiare il gonfiore del contorno occhi, anche perché io soffro un po' di borse, purtroppo, e questo prodotto riesce leggermente ad alleviarmi quel problema. Io poi al di sopra ci applico il mio abituale contorno occhi che utilizzo. Devo dire che mi piace, il prezzo poi è davvero contenuto. Per chi non conoscesse questo brand, The Ordinary è un brand low cost, ma ci sono secondo me dei prodotti molto validi. Qualche tempo fa ho provato anche un siero. Bisogna fare attenzione perché sono dei prodotti con all'interno principi attivi molto forti, soprattutto se utilizzate i prodotti con degli acidi all'interno, bisogna fare attenzione. Però questo prodotto in particolare io devo dire che mi sta dando grandi soddisfazioni, quindi mi piace, lo promuovo. Tra l'altro ce l'ho da 2-3 mesi e non so se si riesce a vedere, ma ce n'è ancora tanto di prodotto. Io metto davvero una goccia perché poi riesco ad applicarla su entrambi gli occhi, su tutta la zona. Altro prodotto che vi mostro è questo prodotto di Aespa. È un prodotto per capelli, è una maschera per capelli ed è la Pink Hair and Scalp Mud. Perché mi piace? Innanzitutto ha all'interno un sacco di minerali all'interno, quindi secondo me va ad idratare un sacco il capello, il cuoio capelluto e anche a nutrirlo, proprio perché i principi che gli ingredienti che ci sono all'interno, anche all'interno vitamina C, vanno a idratare e nutrire un sacco il cuoio capelluto. Io diciamo, noto la differenza quando la applico perché sento il capello molto morbido e molto setoso, proprio al tatto. Purtroppo però sono soltanto 30 ml, l'ho trovata all'interno di una box, la versione da 2,50 costa un occhio della testa, costa un sacco, ma a me sta piacendo. 30 ml chiaramente significa che potete fare, io l'ho utilizzata 3 o 4 volte fino ad ora, forse posso fare un'altra applicazione, ma non di più. Chiaramente capite bene che andando ad applicare un prodotto sui capelli da 30 ml non ci possiamo aspettare chissà quante applicazioni, però ci è piaciuta. Altro prodotto, sempre skincare, che mi è piaciuto, che mi sta piacendo, è questa maschera notte della Indeed in Circadian. Si chiama sì, che ho trovato all'interno di un calendario dell'avvento, quello di ASOS, l'unico calendario che fino ad oggi diciamo, ho tirato fuori tutti i prodotti e che sto utilizzando. Gli altri calendari in realtà li ho rimessi tutti a posto i prodotti perché durante il mese di dicembre ho intenzione anche di fare nuovamente appunto l'estrazione dei prodotti. Per quanto riguarda questa maschera, mi piace molto, l'ho applicata diverse volte, non tutti i giorni, ma secondo me non ci sarebbero problemi anche utilizzandola ogni giorno. È una maschera molto idratante, io la applico dopo aver fatto la mia skincare abituale, anche dopo aver applicato la crema, ci applico questa maschera che in realtà si può effettuare un doppio uso con questa maschera, cioè la si può utilizzare sia come
maschera notte, quindi da tenere in posa tutta la notte, o anche come crema, perché mettendo però pochissimo prodotto, perché poi si assorbe. Io ci applico uno strato abbastanza abbondante di questo prodotto, di modo che io possa tenerla su tutta la notte. Infatti il mattino seguente ho la pelle abbastanza unta, che poi vado a rimuovere, ma vi giuro che idrata un sacco e la pelle è molto più elastica quando applico questa crema, questa maschera. Non pensavo. Io abitualmente non applico maschere notte, non perché sia contraria, ma semplicemente per abitudine. Questa è una delle poche maschere notte che applico, e questa però appunto mi piace perché mi dona davvero una super idratazione. Se volete idratare un sacco la vostra pelle, una maschera notte idratante sicuramente è un toccasana. Questa qui mi piace, non conoscevo il brand, era il primo prodotto di questo brand che provo e mi piace. Altra maschera viso è questa maschera di Lush. Questa qui in realtà mi è stata regalata da mia cugina ed è la maschera molto famosa, questa maschera, la maschera peperita, sia per corpo che per viso. Questa qui è la maschera, a me piace, è piaciuta, ha questa grana molto granulosa appunto, perché ci sono tipo sabbiosa all'interno. Perché mi piace? Perché rinfresca un sacco la pelle, quindi secondo me va a stimolare anche la circolazione, quindi a rimpolpare il viso. Avete proprio quella sensazione di fresco sul viso, come se vi metteste della menta sul viso, avete proprio quella sensazione lì. È molto rinfrescante, io la tengo in posa per, come sempre, un quarto d'ora, 20 minuti, più o meno sì, tipo 15 minuti, e non secca la pelle, cosa che mi piace tanto, perché di solito le maschere di questo tipo, quindi all'argilla o comunque le maschere che vanno poi rimosse, molte tendono a seccare, il che non fa molto bene alla pelle. Cioè sì, chiaramente devono assorbirsi, ma non si deve creare il doppio, cioè la maschera che poi potete staccarla con le dita, cioè con le mani. Ma lei invece resta sempre comunque abbastanza idratante e mi piace perché appunto io la sento, cioè noto proprio che il viso è molto rimpolpato e rinfrescato, è proprio piacevole come sensazione e quindi mi piace. Altro prodotto, chiamiamolo skincare, chiamiamolo, come lo vogliamo chiamare, trattamento, non lo so, come vi pare, è questo prodotto di Nabla ed è il balsamo labbra, il Viper Lip Plumper. Di questo vi ho già parlato diverse volte. In realtà quando l'ho provato la prima volta, che tra l'altro l'ho provato con voi, io pensavo che questo dovesse essere il tipico prodotto che poi non avrei più utilizzato, cioè messo nel cassetto e lasciato lì. Invece lo sto utilizzando perché ho capito come applicarlo, ho capito che serve applicare davvero pochissimo prodotto, davvero una noce, cioè pochissimo ne deve uscire secondo me dall'erogatore, lo spalmo su tutte le labbra. È chiaro che con la sensazione di pizzicore lo sentite, altrimenti non possiamo pretendere di avere un effetto rimpolpato, ma andandoci a mettere una noce davvero di prodotto non avete quel fastidio persistente e anche fastidioso, ma allo stesso tempo sì, c'è quel leggero fastidio, sopportabilissimo, ma comunque le labbra ve le rimpolpa e vi dona quel colorito alle labbra bello, naturale, e mi piace un sacco, davvero mi piace. Poi, per quanto riguarda invece il make-up, di make-up ho pochi prodotti e vi voglio parlare e promuovere questo blush di Nabla. Anche questo ve l'ho mostrato in azione quando mi è arrivato, ed è lo Skin Glazing Adults Only, ed è un blush che a me piace un sacco. Io lo ritengo piuttosto estivo, ma lo sto utilizzando perché mi piace questa luminosità che dona. Cioè, chiaramente bisogna fare attenzione nell'applicazione, perché preleva un sacco di, se il pennello preleva un sacco di prodotto, vi trovate con la chiazza. Invece andandoci ad applicare uno strato leggero di prodotto, è davvero bello l'effetto perché illumina un sacco. Infatti il colore, come vedete, io lo trovo estivo, però io lo sto applicando in tranquillità anche adesso e quindi mi piace tanto. Poi, altro prodotto che sto amando è il prodotto sopracciglia di Benefit ed è il Goof Proof Brow Pencil. Questo me l'ho mostrato quando mi arriva, quando l'ho acquistato, vi ho fatto vedere nell'haul. Mi sta piacendo tanto, se avete visto il video, se non l'avete visto andatelo a vedere. Quando l'ho acquistata, il mio unico scetticismo era, cioè, avevo paura che la mina finisse in fretta, che si comunque consumasse in fretta.
Non è così assolutamente, la sto applicando tutti i giorni, ma davvero tutti i giorni. La mina è, sì, chiaramente un pochettino l'ho consumata, ma chiaramente, come giusto che sia, ma la mina, essendo molto dura, non si consuma subito, cioè non si consuma in fretta, quindi questa cosa, insomma, è a suo favore, alla grande, è un grandissimo punto a suo favore. E la cosa che mi piace tanto è il fatto che abbia questa mina un po'... questa forma tipo pelo, potete disegnare appunto il pelo delle sopracciglia, le riempie in un secondo, non è assolutamente difficile applicarla, semplicissimo, il tratto è pieno e vi dura tutta la giornata. Ultimo prodotto che promuovo e rientra nei miei preferiti del mese è questo correttore di Clinique, Leave & Better, il nuovo correttore di Clinique. Io penso di non avervi mostrato però la particolarità della spugnetta con cui si può applicare. Ah no, in realtà no, ve l'ho fatto vedere in un video in cui mi trucco con voi e mi piace un sacco, mi piace tanto perché è coprente ma allo stesso tempo non è molto pastosa. Vista così sembrerebbe la consistenza pastosa, ma non lo è, in realtà è proprio leggera, sfumabilissima, copre quanto basta, nel senso che è modulabile, se non volete coprire chissà che cosa, quindi è leggera e copre il minimo, però andandoci ad applicare un ulteriore strato di prodotto potete comunque avere una coprenza maggiore, ma mi piace soprattutto per il contorno occhi perché non va all'interno delle linee di espressione, e questa cosa chiaramente va a suo favore. Come sapete, io detesto quei correttori super coprenti ma che vanno nelle pieghette, mi danno 10 anni in più di vita, quindi assolutamente lui invece non lo fa. Per me è un buon correttore, deve essere coprente ma allo stesso tempo idratante. Vi ho detto milioni di volte che però dipende da quanto il vostro contorno occhi è idratato, infatti vi ho parlato anche in qualche video fa del correttore di Nabla, che sconsiglio soprattutto se avete un contorno occhi secco e poco idratato, perché vi va completamente nelle pieghe. Invece con un contorno occhi idratato e tutti i giorni, quel correttore non va assolutamente nelle pieghe. Però chiaramente il prodotto, se è terribile, è terribile a prescindere, cioè comunque i difetti vengono fuori anche se di base avete una buona skincare. In questo caso è un validissimo correttore. Questi erano i miei prodotti preferiti del mese di novembre. Vi farò vedere un po' di cose, vi ho già detto, vi ho anticipato che mi stanno arrivando diversi pacchi perché ho fatto diversi danni durante il Black Friday, quindi restate sintonizzati. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi va mettetemi un like e commentate anche se vi fa piacere, e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!